Grande raduno qui a Mazara del Vallo del Porsche Club Sicilia, tantissime le auto oggi presenti, quanti sono le auto e quali sono le loro categorie, i loro tipi? Le auto sono 36, oggi le categorie sono varie categorie, c'è auto del 93, del 96, del 78 e le ultime diciamo arrivate. Del 72, ci sono parecchie, diciamo. È un mistero. Cosa ne pensa del raduno di oggi? È un appuntamento che si ripete ormai annualmente. Ma guardi, noi l'abbiamo fatto un raduno qui l'anno passato, sì, siamo. Fra l'altro diciamo veniamo volentieri perché abbiamo un'accoglienza ottima con il sindaco Cristaldi, a cui siamo molto affezionati, per cui questo ci aiuta a venire più spesso, ecco sì. Con noi anche il signor Piraino, presidente regionale del Porsche Club Sicilia, un appuntamento interessante, vediamo anche molta partecipazione da parte dei cittadini mazzaresi. Sì, per questo vi ringrazio, come diceva il nostro amico Nino Riccobono, Mazara per noi è una tappa fondamentale, ogni anno veniamo da queste parti per apprezzare il buon pesce, la buona accoglienza della cittadinanza. Quest'anno in questa occasione abbiamo appena festeggiato il 28° anniversario del nostro club tra i più storici e più blasonati a livello Italia, e quindi una tappa molto importante. Ieri abbiamo pure realizzato il nostro concorso di eleganza tra le nostre vetture, tra le vetture d'epoca piuttosto che moderne, piuttosto che più rare in termini di modello. Oggi andremo a visitare la cattedrale che piace a tutti, potremo quindi godere della messa, della Santa Messa realizzata qui, e quindi riuscire a coniugare per il piacere nostro dei noi maschietti porscisti, quello anche delle famiglie, e poi per ultimo andremo a goderci anche un buon pranzo a base di pesce, che questo non guasta mai. Come nasce la passione per le auto, poi per delle auto come queste? Beh, fare nascere la passione per le auto Porsche diciamo che non è difficile, diciamo che un buon maschietto certamente apprezza sempre le vetture, e ovviamente tra queste la Porsche mi sento di dire che certamente primeggia per comodità, prestazioni, facilità di utilizzo, perché comunque è facile utilizzarlo anche per andare a fare la spesa, per intenderci una buona passeggiata, per poi andare anche in pista, quindi le nostre attività di fatto sono proprio queste, quelle di unirci, fare la passeggiata con la famiglia, ogni tanto andare in pista, ogni tanto anche andare all'estero e quindi fare dei bei viaggi. Per chi vi vuole seguire, i prossimi appuntamenti quali sono? Prossimo appuntamento in zona di provincia di Catania, andremo a visitare un museo d'auto d'epoca. Proprio qui c'è accanto a me la persona che si occuperà del prossimo evento, l'avvocato Lo Giudice, e proprio lui sarà magari che saprà qualcosina di più, potrà indicare agli appassionati eventualmente che si vogliono unire a noi il programma. Quale sarà quindi il programma? Allora, innanzitutto desideravo ringraziare l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione questo splendido sito, questa piazza, che è veramente uno scenario e un contesto fantastico per l'evento e costituisce una delle grandi testimonianze della nostra storia, della nostra cultura siciliana. La tradizione e la passione per il marchio Porsche appartiene tantissimo invece anche alla nostra storia e alla storia della Sicilia, perché Porsche è il marchio che ha collezionato più vittorie alla targa Florio, e quindi il legame tra la Sicilia e questo marchio è molto intenso, e siamo quindi felici e ci rallegriamo per l'accoglienza che la città ci ha dato. Per quanto riguarda invece il prossimo evento, si svolgerà vicino Taormina, andremo al Castello di San Marco e visiteremo il Museo Mogam che è a Catania e raccoglie una delle più importanti collezioni nazionali di vetture particolari che hanno un passato agonistico, una storia particolare come modelli. Pochissimi conoscono questo museo che è appunto in Sicilia e che è stato realizzato da un imprenditore siciliano che ha avuto questa lungimiranza di collezionare queste vetture che facevano parte appunto della sua passione. Sono vetture che ha posseduto personalmente da tanti anni, e la rilevanza di queste vetture è tali che alcune delle sue vetture vanno in prestito
al Museo Ferrari, perché sono esemplari unici e che non ha neanche più la casa madre. Quindi renderemo onore alla Sicilia e alla passione, all'intensità che i siciliani sanno mettere nella loro passione. Quindi vi ringraziamo di nuovo.